EOS 2024, di solito si parla sempre delle grandi novità, la super novità, bisogna che sembra che, ecco, ci sono i bambini, le robe nuove sono belle di solito, no? Fantastiche. Ma tante volte quando c'è qualcosa che funziona, la roba importante è capire perché funziona, entrare nei dettagli e spiegarla ancora meglio. Seguitemi, andiamo qui a trovare gli amici di Mr. Mix. Ciao Dorian, ciao bello, come stai? Grande! No, più grandi siete voi. Ciao Andrea, ciao. Perché qui siamo di fronte a una roba strana. Tutti fanno vedere le novità. Mr. Mix non c'ha le novità. Mr. Mix continua a presentare la sua linea di prodotti e continua a diventare sempre di più un successo anche col passaparola tra i cacciatori. Solo quello. E come mai non ci sono le novità? Da che cosa partiamo? Perché non avete bisogno di dire vi stupiremo con gli effetti speciali? Perché Doriano? Perché? Perché ormai ci siamo finalizzati su dei prodotti e visto questa risposta si può aggiungere quel qualcosa, piccolezze, ma non puoi stravolgere la formulazione che ormai da 10 anni o più si sta affermando nel mercato. Non è che possiamo dire c'è una novità. Una novità vuol dire che quello prima non andava bene, sbaglio. Giusto, giusto. No, noi ti seguo completamente come filosofia. La nostra filosofia, Andrea, parte dal concetto che il primo medico, Ippocrate, dice, il suo motto era fai che il cibo sia la tua medicina. Esatto. E la medicina sia il tuo cibo. Per cui fondamentale è mettere nell'organismo dell'animale quel qualcosa che attiva il metabolismo, che nel tempo poi porti la salute al cane. Certo, noi non abbiamo inventato niente, Doriano non ha inventato niente, ha preso quello che la natura offre e l'ha messa insieme. Esatto. Insieme, aggiungendo altre cose. Dietro un'esperienza zootecnica, insomma, non è che... Cosa vuol dire esperienza zootecnica? Ti spiegano. Ho lavorato con tutte le specie animali, dove per avere delle rese, per avere delle perfezioni, era far funzionare l'intestino. Certamente, capito? Che è il secondo cervello, quello, bravo, che poi attiva, bravo, oltretutto anche tutto. Oggi il sistema immunitario. Noi abbiamo fatto come alimentazione funzionale, ma quello vuol dire tutto, Andrea, perché un alimento è dichiarato funzionale quanto contiene quelle caratteristiche che sono salutari per l'organismo. Certo. Capito? Quindi andiamole a vedere. Materie prime ad alto valore biologico, che significa? Che non è zavorra, ma ha un alto valore di digeribilità. Perché se uno mangia un qualcosa che non è digeribile... È la fine, no, scorie. È bravo, intasereni. Fegato, problemi. Problemi, cottura differenziata appropriata, pressato a freddo. Quella è la nostra forza che abbiamo avuto alla partenza, perché abbiamo creduto che specialmente la fonte dei carboidrati, chiamati volgarmente, come li chiamiamo noi, Andrea, nel cartellino cereali, che la gente si stupisce, ma la fonte dei carboidrati ha un valore energetico simile alla proteina, solo che è molto più facile digerire, ma perché sia veramente digeribile deve essere cotta come natura vuole. C'è quel tipo di pasta per noi umani che si cuoce in 7 minuti, c'è quella che ci vuole 10, c'è quella che ci metti il riso, ci vuole 20. Esatto. Se si rispettano queste tempistiche, te hai un amido trasformato e hai un amido che è digeribile, che non ti crea problemi, non ha scompensi, capito? E quindi gli altri due punti che vanno a ribadire questo con ricette studiate approfonditamente, l'esaltazione della digeribilità. Ed ecco perché la linea di Mr. Mix non si rinnova, squadra che vince... Non si cambia. No, abbiamo capito, no? Squadra che vince non si può cambiare, quindi voi continuerete con tutte le vostre cose. E io quello che sto vedendo sta diventando un successo che ormai Mr. Mix lo conosco tutti. No, va bene, dai, ancora abbiamo spazio di crescita. Ancora abbiamo perché poi c'è un'altra roba, io questo adesso ve lo dico, adesso facciamo un discorso, ragazzi, scusatemi, parliamo da cacciatore ad amici cari che queste robe le possono capire. C'è adesso una mania anche nello sport, io sono poi un ex atleta, che è quella degli integratori per forza, degli iperintegratori, addirittura siamo arrivati, c'era l'epoca degli anabolizzanti, delle bombe, delle energetiche, per l'iper performance.
che forse per i cristiani può qualche volta avere un senso, ma il cane è un predatore, è geneticamente, manca pochissimo che è un lupo, cioè lui si è tenuto bene, alimentato bene, non c'ha bisogno delle bombe energetiche, no, quelli... va come una bestia. Però noi abbiamo dei prodotti anche dentro l'alimento, delle abbiamo delle sostanze che danno quel brio in più, capito? Danno certo. quel qualcosa in più. Ma io lo sai da cosa sono in quantità la che sono però comunque, sono tollerate e non vanno a appesantire il peso, esatto, è sempre, nella tutela della salute del cane quello che facciamo, capito? Che poi la cosa importante che nessuno guarda, perché oggi purtroppo nel mondo della cinofilia, dell'ignoranza, ma non della cattiveria, dell'ignoranza, guardano il titolo proteico e non guardano sì, magari l'integrazione che un alimento ha, ma oggi che dà forza a un alimento è l'integrazione, capito? Cioè, sono i dettagli che fanno la differenza, certo, sono le certo, piccolezze certo. che fanno non la differenza. Le tonnellate di proteina e si è rilevato la cosa essenziale il pressato a freddo, capito? Perché tutti i componenti messi assieme, cotti ognuno a modo suo, capito? Arricchiti con quelle sostanze che aiutano il metabolismo, ripressate a freddo e rimangono tutti inalterati, capito? E lo vediamo anche nella bellezza del vostro pellettato, che il nostro pellettato te lo metti dentro un bicchiere d'acqua, dopo 40 minuti ha fatto una crema, si è decomposto, altri prodotti sono gonfi come, le spugne, bravo, dentro lo stomaco fanno un lavoro diverso, esattamente, perfetto. Tutto si trova ovviamente mangime per mangime nelle etichette, riportato, leggete le etichette, ma imparate a leggerle bene. Mi piacerebbe sottolineare che questa credo che siamo l'unica azienda che fa il mantenimento per la fase invernale e lo fa per l'estivo, perché come l'umano in estate si ciba in un modo, in inverno si ciba in un altro, se vuole stare bene, mi certo. spiego? Il lavoro estivo, il lavoro invernale cambia anche quello lì, cambia come se lavoro a lungo termine o a breve termine, cambiano le sostanze, capito? Cambiano. Io mi permetto anche di dire, Andrea, che siamo l'unica azienda a scrivere nell'etichetta il valore biologico della materia prima, quello che è il valore di digeribilità e rapportato, Giorgio, della materia prima alla carne che fresca utilizziamo. Perché noi se usa basso titolo proteico, però in tutti i prodotti c'è oltre il 50% di carne fresca. Siete matti. Basta. Bisogna che io chiuda, stavo dicendo che sono matti, perché io lo so, li conosco, sono stato a trovarli tante volte anche dove hanno il centro di produzione e vi posso garantire che sono due pazzi. Una squadra di matti che fa delle robe di un livello qualitativo assoluto per il bene dei nostri cani. Questa è l'offesa più gratificante che noi riceviamo, comunque. Però oggi, da quando siamo qui, è un continuo. Va bene così. Ma è normale. Col nostro prodotto. È giusto. È come giusto. Fai ad andare a cambiarla, Andrea? Ritornando un passo indietro, le novità, cosa devo fare? Ma come me, che sono da anni sposato felicemente con la donna più bella e più brava del mondo, che è dietro la parte di qua. E chi la cambia, chi ragazzi? Un bacione alla mia signora che si sta facendo questo. Sei un maestro. Grazie di cuore, ragazzi, a te, tutti voi. Saluti a tutti. Un saluto a tutti gli amici. Da EOS 2024, buona vita a tutti, anche ai nostri cani.